Salve a tutti amici di XTV e bentornati alla Dogana. Oggi parliamo di viaggi, un confronto tra chi viaggia per cultura e chi viaggia per sballo e divertimento. Quindi musei contro discoteche. Ciao a tutti, questa è XTV. Siamo tutti matti, corriamo, ci insultiamo da nevrosi, siamo affetti, spariamo dei sorrisi, degli alibi perfetti. Da questa parte abbiamo le ragazze della discoteca del divertimento e da questa parte abbiamo i ragazzi seri, quelli che viaggiano per cultura, musei. Per quale motivo? Viaggiare per divertimento è meglio. Ma perché comunque conosci più gente, ti diverti, sono esperienze che un domani potrai raccontare. Sì. Ai tuoi figli, ai tuoi nipoti, quello che è. Sono cose che ti rimangono per sempre. Che li spacchi, no? Semplice. Bisogna innanzitutto pensare, a mio parere, a se stessi e a farsi una propria cultura, perché ovviamente senza una cultura non vai da nessuna parte. E anche in discoteca, se non hai cultura, non puoi approcciarti con la gente. Scusa, io la cultura ce la posso avere lo stesso anche divertendomi, va bene? Non c'entra qua la cultura col divertimento. Stavo offendendo. Parlava in generale. No, mi sta dicendo ignorante. Non mi permetterei. Però. Ma non mi puoi dire che il viaggio di divertimento, se te ne vai in discoteca e poi non sai niente, vedi chi te l'ha detto che non sappiamo niente? Dormi tutto il giorno, dormi tutta la mattina, dormi se vai a ballare. Ma chi è che dorme? Ci sono persone che poi se ne vanno a lavorare, persone che poi dormono. A scuola, va bene? Mi alzo alle 7 per andare a lavorare. A scuola, mi alzo alle 7 per andare a scuola. A scuola, a scuola. Ma che cretino, chi? No, io me ne voglio chiusare palazzo. Faccio il liceo io, cretino. Loro ci vanno a scuola, all'università. Io sono laureata in economia. E noi ci diplomiamo quest'anno io e lei, va bene? Bravo, che vuoi che ti dico? Però nel senso, cioè, tu non ci puoi venire a criticare a noi, questo voglio dire. Ah, tu te ne vai in discoteca. Cazzo a scuola, non fate un cazzo a scuola, chi cazzo ha fatto mai qualcosa? Questa prima manche finisce qua e noi decreteremo il vincitore col nostro giudice imparziale. Per questa manche hanno vinto i musei. Hanno vinto i musei. Ma chi l'ha deciso? Andrea. Ma chi è Andrea? L'ha deciso Andrea. Ma chi è Andrea? È il nostro giudice imparziale. Ma dov'è? No. Ma se manco già ascoltato. La seconda manche e qui si incomincia a vincere da bere. Uno mimerà delle città e un'altra persona dovrà indovinare. Chi indovina tra di voi per primo la città vince. Pisa. 1-0. Catania. Ma come hai fatto se lui non ha mimato a sapere? Sì, ha mimato, ha detto. Hanno vinto loro. I musei, che è meglio andare a visitare i musei anziché andare in discoteca? Fondamentalmente la cultura è meglio del divertimento, cioè fondamentalmente ci sono dei bei posti da visitare, appunto come dei musei, dove tu puoi trovare delle opere d'arte dove in giro non trovi, cioè le discoteche le trovi di belle in giro, però nei musei trovi delle opere d'arte o perlomeno delle cose che sono molto interessanti per la propria cultura. Io preferisco la discoteca perché mi piace ballare. Ah, al museo ci sei mai stata? Solo con la scuola. E l'hai trovato New York? Sì, abbastanza. E nei musei ci sono le statue, ci sono tante belle cose. Nei musei è particolare, poi ci sono quelle statue con le femmine tutte quante posizionate, tipo le fotografie di Facebook. Ci sono tante cose, nei musei si trova la cultura, quello che non si trova nelle discoteche. Ti diverti nella discoteca, ti diverti. La statua quanta ti dà? Hanno vinto le statue. Mama,
Le discoteche danno un sacco di divertimento, si sta con la gente, si beve, si balla, conosci un sacco di gente, la cosa è troppo importante. I musei sono belli, ma le discoteche sono tutta la vita, per dire. Assolutamente meglio i musei, perché voglio dire, almeno vedi cose nuove. Allora ragazzi, le discoteche, cioè raga, guardate cosa vi dà Catania, ci dà tutto, ci dà divertimento, ci dà di conoscere un sacco di gente, non lo so, però è fondamentale il divertimento nel giovane, dalla fascia dai 20 ai 25 anni, cioè cosa ci rimane, capito? Guarda, intanto dai 20 ai 25 non ho capito perché fine 25. Noi ci divertiamo lo stesso, veniamo in discoteca, ma quando si viaggia si va ai musei. In discoteca puoi conoscere un sacco di gente, puoi divertirti. Ma se sei ignorante con le persone di cosa parli? Di tutto, nel più e del meno, alla fine non conta, c'hai un cocktail, vai da bere e basta così. Ovviamente nei musei i cocktail non li danno e quindi preferiamo tutta la vita discoteche. Salire quelle scale saltando, cercando di arrivare prima in cima. Ovviamente ha vinto le discoteche. Ragazzi, in questa puntata di XTV abbiamo scoperto che non importa se sei un museo o una discoteca, l'importante è che se muori me lo dici prima. Ciao a tutti e questa è XTV.